Finalmente Crotone parte con la differenziata. Sì, è una giornata importante perché siamo riusciti a trovare quello che è una sinergia, una volontà di intenti per ciò che concerne il passaggio di sviluppo del servizio della raccolta differenziata. Quindi iniziare in maniera più puntuale ad arrivare anche alle utenze domestiche, che è quello che poi sarà in generale il grande scoglio per quanto riguarda tutta l'area urbana. Si parte a step, oltre che per ragioni organizzative, nel senso che comunque Crotone è una città di 62.000 abitanti e quindi richiede una programmazione, un'organizzazione molto puntuale sulla base anche delle peculiarità urbanistiche del territorio. E questo consentirà di fare che cosa? Di poter in qualche modo di volta in volta andare ad intervenire in maniera puntuale su quelle che sono poi eventuali problematiche che si andranno a riscontrare, perché noi immaginiamo che non sarà semplice, bisognerà fare un doppio lavoro, una parte organizzativa sicuramente molto importante, così come una parte di sensibilizzazione della cittadinanza. Noi della Polizia Locale invece ci siamo strutturati dal punto di vista normativo per rendere formalmente legittime ed utilizzabili le cosiddette fototrappole e altri strumenti di controllo del territorio che ci consentiranno di verificare, riscontrare e sanzionare come per legge comportamenti che non siano in linea con l'utilizzo corretto di questo strumento che stiamo dando, che è la raccolta differenziata, ma anche nelle altre zone dello smaltimento dei rifiuti più in generale e in particolare degli ingombranti. Questa volta almeno i cittadini vedranno i carrellati, vedranno i contenitori per l'umido, per il secco indifferenziato, il vetro, la plastica e il multimateriale. Quindi questa volta l'obiettivo è quello di differenziare sul serio. Io invito veramente tutti i cittadini ad aiutare, ma ad aiutarci, perché qui da soli non basta una società in house, non basta un sindaco, non bastano gli assessori. Qui dobbiamo capire che è veramente un segnale di civiltà differenziare i materiali. Non fare la raccolta differenziata vuol dire spendere oggi 200 euro a tonnellata e domani con il conferimento fuori regione cifre che non oso nemmeno immaginare.